Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio extra della nostra 100 baby challenge. Come vi avevo detto nello scorso episodio siamo tornati dal primo pargolo di Charlotte. Eh, che ha abbandonato il nido ormai da tanto tempo Ovvero il nostro Cole Turner Che è qui a non fare una mazza fava Perché ragazzi um, Non lo so se Ora sapete è passato tanto tempo Da Insomma l'ultima volta che sono stata qui da Cole Perché purtroppo Con tutte le varie challenge, serie, famiglie, e capperi Non riesco purtroppo a dedicare tempo A um, Diciamo ai personaggi extra ecco, Però io mi ricordo che gli avevo trovato un lavoro a questo qua. E invece oggi ho fatto una scoperta a dir poco disarmante. Perché, ta da! Non ha un lavoro, ma nemmeno lei. Quindi, ragazzi, una gioia di quelle proprio infinite. E il nostro, che vi ricordo, cioè guardatelo: da nove giorni mi diventa adulto e non ha una mazza a fava. È cioè più grande di sua madre ormai. Eh, ordinato, amante della famiglia, creativo. Ragazzi, non so che dirvi. Ammazza tu, pure ricresciuto con due tratti. Bravo. E... Oh, io avevo pensato, appunto, al pittore. Se ben vi ricordate, tant'è che qua la casa, no? Ma ci sono dei tre qua. Queste, sì, che sono gioie. Vi ricordo la casa, ragazzi. Che a parte la cucina, ovviamente, il resto era tutto molto carino. Colorato è stata anche una delle prime case, devo dire, che ho ehm, sistemato. I primi appartamenti, ecco. E ma ora lo schifio perché questi non hanno un lavoro. Quindi lui dovrà trovarlo immediatamente, come anche lei. Del resto, Inizia una, una carriera, va. L'aspirazione, caro, te la scordi perché voglio dire, direi di sì. Questo è all'esterno, molto semplice, e ovviamente, ragazzi, lui sarà un, um, un pittore. Quindi crea il tuo mondo con poche pennellate Ritagliati un posto nel mondo dell'arte Con capolavori per realistici o opere astratte Dalla bellezza sconcertante La allora, mia della carriera messa del vero mecenate Però vabbè questo lo vedremo Che bello eh ok Mentre tu cara Vi ricordo ragazzi che lei è un genio musicale Come tratti ah, Dai è cleptomane che bello Allegra e amante della musica Quindi resterei in ambito musicale E fra quanto 8 giorni Ti invecchi anche prima di lui che bello allora dunque, intrattenitrice, desideri vedere il tuo nome illuminato fin da quando hai imparato a pronunciarlo, se non già da prima? Realizza il tuo sogno e raggiunge la fama nell'intrattenimento professionistico facendo ridere il pubblico, direi di no, o sciogliendogli il cuore con le tue melodie, infatti lei diventerà una musicista. Ok, però a questo punto ragazzi, lei va al lavoro fra 22 ore, lui va al lavoro fra 22 ore, mamma mia tesoro, guarda qua, c'è una cosa importante da fare perché... Perché sono tornata qua, ragazzi? E non sono andata a casa di Altea. Tra parentesi, eh, perché dobbiamo anche andare in casa di Altea, ragazzi, vi ricordo. Perché eh, dobbiamo, come dire, occuparci dell'aspirazione della nostra Charlotte. E nel suo step, cioè nella sua, mi sembra secondo o terzo step dell'aspirazione, ragazzi, ora non mi ricordo. Comunque, uno degli obiettivi è fare che, che un figlio si sposi. Quindi ta, ta ta ta, oggi Cole e Sofia si sposeranno, visto che convivono tipo da, da una vita e mezza. Perché sì. Caro, com'è il tuo rapporto con Sofia? Oh, carriera sconosciuta, tratto sconosciuto, quindi cerchiamo di conoscere ben bene, chiedere della carriera Sofia e fa una conversazione profonda. Perché poi il nostro ovviamente eh, le chiederà, insomma, no, le dirà: guarda, ma. Ti sei anche un po' inquartato, patato, vedo. Cosa vogliamo fare? Vogliamo dare un senso a questo rapporto? Che dici? Cagliamo la maschera? Non è arrivato il momento? E lei dice Badio da una parte, ecco, ha scoperto che è cleptomani Lui non avrei mai saputo, voluto scoprirlo, tesoro. Ti prego non presentarti un giorno di questi con un'auto rubata perché non, non potrei sopportarlo. I soldi per carità sono importanti, però. Ehm, non dobbiamo perdere tempo a prendere mosche. Cioè, il duro lavoro ci aiuterà a mettere da parte dei soldi. Quindi ti prego, Sofia, non fare stani scherzi. E lei senti, io non sto a a prendere. Tempo a pre cioè, perdo tempo a prendere. mosche magari riuscissi a piazzare un'auto, è eh? certo, dice lei. Lui, beh, sto tranquillo perché non ci sono auto in questo gioco, capito? Mi sono informato, ho letto molti libri al riguardo. Oh tesoro, non ti preoccupare. Comunque di cosa volevi parlarmi? Ecco eh, così. Arriviamo. Diamo un bacino col, ti vedo strano. lui, beh, ho in mente qualcosa per noi due. E lei davvero, cioè? Eh tesoro, voglio dire, è pure ora. Lui la guarderà nel profondo degli occhi perché mh, voglio dire sì, anche sì. E poi ragazzi, se ce la facciamo, le farà qualche complimentuccio perché voglio dire, bisogna un attimino lavorare adesso sulla relazione, no? Tesoro, la tua anima è così bella, eh? È come riflettersi in uno specchio, vedo la mia. Mazza, che bel complimento che ti ha fatto. Eh, Sofia. C'è una cosa che ti vorrei chiedere. Eh, cosa lei? Chissà cos'è? Oddio, un regalo? Qualcosa di particolare? Lui beh, molto di più. Sono pronto. Mi vuoi sposare? E lei è oh, un certo Come camperemo? Daria Novet e 2359 Simoleon. Quindi su Evviva viva! Ah, i nostri futuri sposi. Futuri proprio, cioè, nel senso, non tanto futuri. Perché, oddio, Cole. Sono così emozionata. Non vedo l'ora di dirlo a mia madre. Beh, tesoro, dille di prendere subito l'auto perché, insomma, direi che è il caso di sposarci subito. Ora che abbiamo qualche simoleon da parte, perché se no la vedo triste. Ma non abbiamo neanche avuto il tempo di organizzare il catering. Cibo spazzatura, eh? Vuoi che ordini cibo spazzatura? Guarda che trasloco subito. Tesoro, ma ti prego, sei bellissima qualunque cosa indossi. Il cibo non è un problema. Quindi festeggiamo. Eh, va bene, ok. Quindi, no, scusate, direi che i nostri si possono preparare. Anche perché, vedete, eh, fa pure frio. Dalla parte, oddio, lei ha ragione un po' a. Senti, riprendi il formaggio grigliato, tesoro. Perché qua non si spreca niente. E soprattutto fatemi vedere, perché. Faremo una cerimonia molto semplice, ragazzi, ovviamente. E lei di cucina proprio zero. Che bello il primo punticino. Colti, prego, dimmi che tu. Oh, col se la cava già meglio, e sarà proprio col. Smettila, perché tanto di fare la doccia Sarà proprio Cole a cucinare la torta Vero, Cole? Ti prego, sei tu? Ok, perfetto Ecco, questo sarà... Il pasto Ecco, pure salato, perché immagino sarà una schifezza Tesoro, grazie, eh Certo, non è proprio il matrimonio che BJ immaginava per sua figlia Però, ragazzi, pazienza, insomma, voglio dire Basta che c'è l'amore, no? Quindi cucina la torta. Per favore, non mangiartela, perché vedo che inizia ad avere un certo languore. E così, mentre il nostro è qui che. Due episodi abbiamo visto con lui, ragazzi. Entrambe le volte prepara una torta. Perché mi ricordo che il primo episodio dedicato a Cole, nel primo episodio, prepara la torta per far trasferire. Per far. Eh, là. Per far trasferire Sofia, no? Per farla crescere, ecco. E adesso per il loro matrimonio Poi la prossima sarà per quando Avrà sarà Il compleanno del pargolo E quindi ragazzi lo vediamo sempre a preparare il torte Questo qua, sto povero uomo Anche perché ragazzi eh, Bisogna iniziare a Ad avere anche A dare anche dei nipoti alla nostra Charlotte Quindi io mi impegnerò Una volta no? Che saremo passati anche dal tea Perché mi sembra giusto fare un saltino anche da lei ad andare di, nelle case, aggiungi le decorazioni nuziali. Nelle case comunque ecco dei mm, olè, eh, degli altri figli di Charlotte per organizzare anche i loro matrimoni. Comunque a farli avere anche dei figli. Poi vabbè, c'è chi magari si sposa, c'è chi no. Anzi, fatemi sapere per chi ecco va, faccio una breve panoramica perché obiettivamente, ragazzi, eh, capisco che ricordarsi tutti i figli di Charlotte è un'impresa non titanica di più. Però, Cole io ce lo vedo. Sinceramente, tipo da matrimonio. Ce lo vedo molto. Alexander. Ma. Andiamo con quelli proprio più. I primi. Ecco, per esempio, Lisanna. Voi ce... vedete che io avevo trovato lavoro all'epoca a tutti. Non lo so perché, Cole. Vabbè. Ce la vedete, ragazzi, Lisanna. Sposata? Oppure secondo voi sarà... avrà solo una convivenza con. Il suo compagno, compagno che vi ricordo... Ci um, ricordo ricordato che lei tipo voleva diventare vampira. Quindi se l'ha trovata un bel fustacchione che pure lui... Kabir! Vi ricordate Kabir ragazzi? E quindi sì... Oh, vabbè c'è... Cioè, fatemi sapere insomma per... Ovviamente chi vi ricordate... Tra i figli ecco per esempio vi ricordate Sara ragazzi. Eh, chi secondo voi è più adatto a sposarsi? Abbiamo Elizabeth Sharon, per esempio. Secondo voi è adatta al matrimonio? Margo, vabbè. Beatrix. Insomma, ragazzi, ce n'è Matthew, ecco, Matthew potrebbe essere uno dei prossimi a sposarsi obiettivamente. Perché? No, fatemi sapere voi. Direi che a questo punto, ragazzi, ci vediamo alle nozze. Una cosa, dicevo, molto semplice, niente di no. Eh, eccezionale, però ci vediamo alle nozze. Questo sta congelando, mi fa tanto piacere per lui. E um, così potremo, Caro, sei vestito uguale. Mi metti sti cosi. Così potremo um, dedicare, ecco, un pochino di tempo al matrimonio di Cole e um, di Sofia. E poi, ragazzi, ovviamente, dovremo preoccuparci eh, di, di, di dare un nipotino alla nostra cara Charlotte. Ok, ragazzi, siamo alla tenuta fuori in festa, eh, famosissima tenuta. Appartenente alla famiglia Shallot. Io saluto la mia carissima amica Dream Black like Moon. Andate ragazzi e seguite la, il suo erede di in Festa perché è troppo bello. Una delle mie... Ehm, ma che è? Oh, ma Daniela sei te? Daniela, boh vabbè, lasciamo stare. Dicevo una delle mie challenge barra serie preferite. Quindi andate veramente e seguitela. Ed ecco tutta la sacra stirpe perché lui ha invitato... Ovviamente chi poteva invitare, no? Della sua famiglia. Non conosce tutti i suoi fratelli e sorelle. Anche perché sarebbe una pazzia. Ha invitato anche sua madre. Si presenterà, ragazzi, Charlotte, chi lo sa. E notare com'è conciata la sposa. Perché sì, ragazzi, io non mi sono messa a modificare il look della sposa. Perché sono matrimoni un po' improvvisati questi. Quindi ho lasciato libertà al gioco. E ecco lo schifo, ragazzi. Vi dico proprio. C'è gusto zero. Come al solito. Ma ad esempio non ci sono... Non ci sorprende mai. E siamo venuti qui, ragazzi, perché qual è il posto migliore della tenuta? Oh, eccola lì! Oh, mamma Charlotte. Mamma cara caro, fai una cosa, per favore. Fai azioni, forma un gruppo. Mettici prima di tutto tua madre. E io, ragazzi, volevo inserire più che altro. I pargo, cioè i fratelli che sono più vicini a lui quindi Elisanna, Sharon, Matthew, David uh, Beatrix, Alexis, Noemi. Ecco già, vabbè, comunque loro, diciamo. Mentre la nostra, secondo me, ragazzi, no, fermi, ho sbagliato. Eh, chiamerà la sua famiglia. No, perché voglio dire, è eh, invita lì nel lotta attuale, tesoro, perché la tua famiglia. Vediamo Clara, Elsa e BJ, punto? Eh sì, loro va bene, ok. Va basta ne avanzano, carissima. Certo, era più semplice organizzare un cappuccino con tutti, forse, eh. Non pensate sia una lamata questa, ci cioè abbiamo pensato tanto, eh? Mezzo minuto. Bene, ok. Mm, dovresti andare a conoscere tua suocera. Che non ha preso molto bene questa cosa, perché neanche è venuta a salutare suo figlio. Tesoro, puoi venire qua, per favore? Caro, raduna tutti qua. Che, che perché non c'è il gruppo? No, il gruppo c'è, se ne sbattono proprio però ragazzi. Mi fa piacere, dove stai andando cara? Chi è? Congratulazioni per aver ottenuto quello splendido lavoro, va bene, sì, come no? Tesoro, dovresti chiamare, guarda, lascia fare, chiama la tua famiglia. Io capisco la protesta, tesoro. Però, presentarsi conciati così. Mio fratello sta per fare una lamata del. Una, una lamata, me lo sento, eh, ho capito. Eh, Tesoro, guarda che anche mio fratello ti ricordi? Eh, beh, certo, tesoro, come no? Eh, abbraccia affettuosamente, insomma, no? Ma dov'è andata Charlotte? la qua, ragazzi, e secondo me. Lui verrà qui, ragazzi, ad... ecco, la ringrazierà per la presenza. Charlotte cara. Tu hai visto che nevica, vero? Un bel matrimonio sotto la neve, ragazzi. Prevedo sim congelati a breve. Spero che nessuno dei pargoli di Charlotte muoia perché sarebbe triste, no? Come epilogo. Però una volta fatto tutto per piacere, vai qui insieme. Ecco, una volta fatto tutto quanto. Oh tu pure. No, io direi che lei invece aspetta l'arrivo della, de, della sua famiglia. Qualcuno di loro arriverà, ragazzi, me lo sento. C'ha una fame questa, quindi diamoci una mossa. Forma un gruppo. È arrivato qualcuno? No, non è arrivato nessuno. Tesoro, forse facevamo prima creare un gruppetto. Proviamo un po', ragazzi, al volo, al volo. L'ha aperto a tutti, no? Uh, Clara, BJ, dov'è tua sorella? Oh, Elsa tesoro Con gli occhialetti, un amore proprio E chiameremo ovviamente Famiglia Non serve Che facciano chissà cosa, crea sto coso E inizia il raduno, così siamo sicuri Perlomeno si spera, arriveranno E iniziate un po' a prendere posto Insomma, c'è cioè... Magari portali qua, cara. Sono arrivati. Inizia storaduno, ragazzi, mamma mia. Forza. Ce la faranno, ragazzi, Io temo che non ce la faranno. Comunque, vabbè, tu intanto vai qui e poi io... Oh, eh, arriveranno. Caro, devi smetterla però di charlare e iniziate a muovervi, per favore. Perché altrimenti sto matrimonio dura tre giorni. E non credo sia il caso, chi è che ha atteso qua? Eh, Alexander, lo so, tesoro Ha l'idea che ti devi sposare anche tu, a breve, eh, lo so, lo so Prima o poi ti tocca, come, come si vuol dire Allora, dunque, oh, bacia la tua... Futura moglie Tesoro, sei bellissima, eh! Mamma mia, ar ar arlecchino style proprio Tesoro, ma non pensi che i mezzina al formaggio ghiagliato non siano proprio un menu adatto a un matrimonio? Eh, non lo so, non mi sembra il caso E eh, lui, senti, guarda, questo passa al convento, mo. dai, su Però, un matrimonio proprio, ragazzi, di quelli ad hoc, eh Allora, cara, io non lo so, la tua famiglia arriva oppure no? La famiglia se ne sbatte. Bene, figuriamoci noi. Quindi, sposati, sposati con Sofia, che Charlotte ha fame. Del resto è incinta per la cinquantunesima volta. Perciò, per favore diamoci una mossa. No, cinquantunesima, no, però. Oh, guardateli. Loro mi piacciono tantissimo, ragazzi, come coppia. Cioè, secondo me, è una delle coppie più belle. Tra i pargoli di Charlotte. Insieme a um, Beatrix, se non ricordo male, con Travis Scott. Se non ricordo male, eh, ragazzi, perché sono tantissimi. Scambio degli anelli, forza. Oh, sei contento, tesoro? Evviva gli sposi. Bene. Si è fatta notte, notare, eh. Tempo che tutti arrivano. Eh, chi è questa qua? Speravo fosse... No, speravo fosse... Cosa là, come cappero si chiama? Tua madre, però invece niente. Vabbè, ragazzi, non si può avere tutto dalla vita. Quindi torniamo alla tenuta. Che è proprio, ragazzi, in viaggio praticamente ogni volta. No, eccoli, i tuoi genitori. Sarà bene, tua madre fa, fa fare i compiti a tua sorella. Vedi che bello. Quando uno dice la famiglia, ragazzi. Allora dunque... Dovremmo tagliare la torta, però qua non c'è proprio un posticino adatto. Vai qui insieme, tutta la famiglia. Vai qui insieme, vediamo se ce la fanno. Tu hai ancora i compiti. Tra un po' dell'asilo, bene, mi fa piacere tanto, proprio tanto. Allora, forza. Dai, dai, che questo matrimonio, ragazzi, sembrava una schifezza, eh. Però sta andando, insomma, sta ingranando. Forse perché la sposa è vestita malissimo... Forse perché la torta è sotto la neve... Forse perché i genitori della sposa si sono fatti gli affari loro... Per tutta una serie di motivi sembra un matrimonio terribile, eh, però... Non lo è... È peggio... Allora, dunque, dai... Forse perché questa si è presentata in tuta? Chi lo sa? Taglia la torta nuziale, tesoro, vai! Che è? Stai sbroccando con chi? Ragazzi, vabbè. Oh, ma guardateli. Sembrano quasi una famiglia normale, vero, ragazzi? Che meraviglia. Oh, che bello, dai. Tu se lo sposo, non? che cappero ti canti. Vabbè, lasciamo stare. Oh, che immagini. Che immagini d'amore. Più che altro, secondo me, ecco, c'è Sharon, questa è Sharon, ragazzi, sono tutte molto simili, c'è Sharon che guarda il fratello e dice, oh mio Dio, una delle prossime sarò io, e non è che ho tanta voglia, eh, lo so, tesoro, che devi fare, la vita. <ride> Perché hai il plumbob girato, tesoro, sei testa calda? Mi fa tanto, ma proprio tanto, ma proprio tanto piacere. Poi dovremmo concederci una bevanda, ragazzi, ma qua non c'è, se non ricordo male, un... Um, il bar. E sinceramente neanche mi dispiace perché voglio dire... No, Sargento, direi vanno più che bene, in realtà, eh. Ma sì, ma sì, ma va bene tutto. Oh, tesoro, parla con tua madre. Dovresti presentarle tuo marito, in realtà, no? Perché insomma, non l'ha mai conosciuto. E loggia un altro sim, ecco. E loggia Cole con tua madre perché voglio dire, come minimo, Tesoro. però non, non ti buttare sulla torta. Capisco che eri insomma, digiuna da un po', però dai, non, non mi sembra proprio molto educato. Che è qua, prendi un pezzo, basta. Tesoro, nostra figlia si è sposata, Mamma, papà, volevo farvi conoscere mio marito. Alla buonora dice la madre, eh, sarei felice, ci cioè, credo. Oh, anche a tuo padre dirlo. Papà, guarda, è un piacere per me, Signora BJ, ecco bene. No, BJ è il marito caro, hai toppato. Vabbè, lasciamo stare. Questi um, due qua. Papà, guarda, per me sarebbe veramente importante. Puoi conoscere mio marito? Oh, piccolo cupcake di papà, ma certo. Certo che papà vuole conoscere tuo marito. Eh? Con il cibo spazzatura che avete portato a questo matrimonio, non vedo proprio l'ora. Papà, ti prego, non criticare il matrimonio. Eh, dai. Non è che tu ti sia presentato conciato in modo. Eh? Guarda un po', te e tua figlia insieme, andate dallo stesso sarto, deduco. Allora, anche tu, caro, dovresti fare lo stesso, però, eh? Allora wow sei felice di conoscerlo bene Prendi sto piatto oh, E oh, Metti questo perché Fai una cosa guarda Dopo che hai conosciuto eh, Prendi una porzione insieme Vai da tua madre E Altri sim Ma che accoppia con Guarda ce manca tua madre eh, No e l'ho già un altro sim Ovviamente l'amore della tua vita Sofia Sofia BJ, perché per lei è sempre BJ. Vai, per lui. Mamma, devi assolutamente conoscere Sofia. Ti piacerà, ma tesoro, certo, sarebbe anche ora che fai conoscere tua moglie e tua madre. Sconsiderato, eh, lo so, hai ragione, cara. Tesoro, che ci fai qui? Ah, ti sei appartata con Charlotte, bene. Vedi, per me sei una buona ragazza, però non dovevate farmi questo, capisci? Ringraziala per la presenza. Ti prego. Falle un complimento. Vedete, fratelli che hackerà là. Ragazzi, ma no, ma no, Elsa. Ma come metti a letto? Ma che metti a letto? Ragazzi no comment. Vabbè. Cioè qua mangiano tutti. Questi se ne fregano che la figlia sta facendo un casotto della matresca. Ragazzi, vabbè, è una tragedia. Adesso. Mm, non appena il matrimonio terminerà, ragazzi Anzi Direi che Non appena Cole finirà di mangiare Cole, tesoro, ripulisci, ti prego, guarda Non sia mai che la tenuta Venga imbrattata Gli Charlotte mm, Ci fanno del male mm, Voglio dire Virginia, eh, sì, Virginia, buonanotte, ragazzi, scusate eh, Volevo dire Ehi, ok non prendere confidenza con i vampiri, tesoro L'unico della famiglia con cui non è che devi proprio intrattenerti Ragazzi, non ho parole Dicevo, Ginevra verrebbe dall'oltretomba a, a tormentarti Quindi lascia stare Lo so che ci siamo trasferiti, insomma Può sembrare un, un po' un giorno di pioggia Questo evento, però Io sono felice di conoscere tutti voi Sì, speriamo che almeno ci inviterete quando avremo dei nipoti, eh Beh sì, l'idea è quella, tesoro. Vabbè. Non giudicare. Nessuno può giudicare, scusami, allora, vieni qua, caro, e ovviamente, ragazzi, è questo l'obiettivo. Quindi prendi un attimo in disparte tua moglie. Tesoro, vedi? Potremmo, come dire, allontanarci. E festeggiare. No, non si può, ma caro, vieni qui. Vieni qui perché questo è un cespuglio famosissimo. Ragazzi, eccolo qua. Non con tutta la ciurma, ovviamente. Basta, costa. Ragazzi, mamma mia, ci sono delle volte che o li debughi o li debughi. Cioè, non c'è via di scampo. A luna di notte tutto va bene. No, non è vero. Perché fra ore dovete andare a lavorare. Non avete concluso un pero. Però, dettagli. Oh, cerca di avere un figlio con Sofia. La fama non è proprio quello che desideravamo, però ragazzi, vabbè. Via. Ole. Chissà se Sofia, ragazzi, resterà subito in dolce attesa. Perché lo scopo, diciamo, è, in questo episodio qua, non solo farli sposare, ma anche assistere alla nascita del primo nipote di, uh, di Charlotte. Perché, eh, ragazzi, è il primo nipotino. O la prima nipotina. Sarebbe meglio. Oh, soddisfazione piacevole, bene. Fa molto piacere anche a me. Quindi, scusate, ma mi fa soffrire, ecco. Completate nozze d'argento. A noi va più che bene, vi dico la verità. Proprio perché non è che mi, non mi interessava, insomma, avere le nozze d'oro. E visto che siamo alla tenuta, facciamo tutto qua. Cara. Vieni qui tesoro, fantasy di gravidanza. Tu intanto potresti uh, ecco fare una presentazione garbata con la sorellina, che non lo so, ragazzi. Non cresce più. Ma che so: è Vabbè Detto questo, Cara. Vai, capisco che sei stanca. Ed è in dolce attesa, ed ecco già la pancetta, ragazzi. Oh, che emozione! Vai tesoro, vai a dirlo subito a tuo marito. Ma la velocità della luce, tesoro? Beh, sì, in the sense, caro, facciamo le cose rapide. Eh, sì. Quindi, vai a, vai a informare subito la tua famiglia. Condividi la grande notizia. Vai, vai, condividi. Mamma? Devo dirti una cosa? Diventerai nonna? Oh mio dio, tutta in una batta sola, tesoro? La mamma non è preparata a fare venire le rughe? Eh, lo so, eh. Papà, una notizia che ti farà cadere gli occhiali da sole. Diventerai nonno. Non ci credo, non ci credo io, nonno. Eh, ma magari. Io speravo ti cadessero gli occhiali da sole. Tesoro, mio dio, siamo così emozionati. Vieni a casa con noi, la casa è pulita. In ordine, mamma, ma anche dove viviamo noi. Ti prego ora, non fare il disco rotto. Tesoro, ti prego. Mm, non è il caso di far scoppiare una guerra, capisci? Deve vivere dove vuole. Eh, sì, faglielo capire. Vai, vallo a dire anche a tua sorella. Oh, dille che diventerà zia, vai. Sì. Ce la facciamo. Tutti in bagno, ma magari avrà d'uno. Alta del club, ragazzi, vabbè. Vabbè, sa che diventerà zia, ragazzi. Quindi... Questo è svenuto. Vai qui insieme vediamo chi è rimasto dei Turner, ragazzi, perché anche lui vorrebbe, no? Lui che è un amante della famiglia, ragazzi, dare ovviamente la lieta novella. Allora, termina il raduno. Questa ha una fame, ragazzi, che se la porta via. Però il pasto qua è già andato. Quindi, tesoro, vai almeno in bagno, su. Chi c'è dei Turner qui? C'è qualcuno... Solo loro due, ecco. Dai la grande notizia. Puoi dare la notizia a loro? Umore stressato. E eh vabbè, stanno qua fuori a congelarsi. No, vabbè. Basta, nessuna notizia. Chiamerai tua madre, la informerai. Quindi, ragazzi, direi che a questo punto noi ci vediamo. Al momento del parto. Perché, sì, direi che ci vediamo al momento del parto. Allora ragazzi, in realtà cambio di programma, perché comunque eh, se assisto al parto, se dovessi assistere al parto di Sofia, ragazzi, perderei quello di Charlotte e assolutamente non voglio, tanto l'importante è che Sofia sia rimasta incinta, quindi direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio, abbiamo assistito al fidanzamento, al matrimonio e anche... insomma no? All'inizio della gravidanza di Sofia, eh, e Cole è stato il primo a sposarsi ragazzi. E a rotazione, ecco, bene o male, piano piano si sposeranno tutti. Ma anche per dare um, per, farli, per farli continuare, insomma, ecco, nelle loro vite, magari ecco, facciamo proprio così, diciamo una sorta di gruppetti, li dividiamo, ragazzi, e dedichiamo un po' di tempo no? a, a tutti loro. Per lo meno finché sarà necessario per l'aspirazione, ovviamente di Charlotte. Poi, ragazzi, mano a mano, magari farò dei video, magari eh, un quarto d'ora per un figlio, un quarto d'ora per un altro. Parlo per, per i figli, ovviamente, che sono già usciti di casa per darvi un'idea di come prosegue la, la loro vita. Perché magari un... tornare da ogni figlio anche già visto e dedicargli un episodio, ragazzi, sta challenge non finisce davvero più. Quindi intanto direi che possiamo. Uh, organizzarci così se l'episodio vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al mio canale mettere mi piace e lasciare un commento vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi programmazione del canale uh, playlist link ai canali dei miei amici youtuber mi raccomando non dimenticate andate in tutti i loro canali iscrivetevi perché ne vale la pena e campanelle sempre attive perché solo in questo modo ragazzi vi arriverà una notifica ogni volta che qualcuno di noi pubb pubblicherà ecco un, uh, un video nel proprio canale quindi mi raccomando mi raccomando mi raccomando detto questo Ragazzi, noi nel prossimo episodio torneremo da Charlotte, per ovvi motivi. E in quello... Mamma mia, vendi? Sì, vabbè, la fama. Eh, e in quello, ancora dopo, vorrei ehm, andare da un altro pargolo. Vediamo, mi regolerò in base all'aspirazione della nostra Charlotte, ragazzi, ovviamente. Vorrei andare comunque dal Thea, ecco, quindi vediamo un attimo. Io, ragazzi, vi abbraccio ancora... A tutti molto, molto, molto forte. Approfittate di questi ultimi giorni di festa, perché fra poco, purtroppo, anche le feste termineranno. Eh, vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo. Torneremo dalla nostra matriarca Charlotte Turner sul Soul Simmers. E non.